E bello a tutti i mozzarelloni, io sono Cipo e oggi siamo qua in questo nuovissimo tutorial dove spiegherò a molti come faccio le copertine dei video. Allora, per prima cosa abbiamo appunto Gimp, il programma che utilizzo io, quindi facciamo su file nuova, larghezza 1280, altezza 720, facciamo ok. A questo punto dobbiamo importare uno sfondo che ho già preparato, quindi importiamolo su Gimp e così può andare pure bene. Ora importiamo anche un soggetto, io importerò la mia faccia. Ok, come vedete la faccia non è ben proporzionata, ecco, è più grande di quanto ci serve. Quindi andiamo sullo strumento scala che si trova qua, clicchiamo sull'immagine e la ridimensioniamo. Ovviamente con la funzione sposta si può spostare e nuovamente con la funzione scala si può scalare a nostro piacimento. Ok, una volta che inserisco la mia immagine, ovvero il soggetto del video, vorrei inserire qualcos'altro che riguarda il video. Quindi mettiamo caso che il video riguardi gli illuminati, metterò un soggetto riguardante appunto gli illuminati. Quindi lo metto. Però come ben vedete gli illuminati coprono il mio volto. Come fare per risolvere? Semplicemente clicchiamo sul livello degli illuminati a destra, clicchiamo la freccetta verso il basso. In questo modo scenderà di livello dietro alla mia faccia. Possiamo sempre modellarla in modo che sia ben visibile, anche se dietro la mia faccia. Ok, dopo che ci siamo sbizzarriti un po', possiamo anche creare una scritta con la funzione appunto scritta. Quindi per esempio la mettiamo qua e per esempio scriviamo, che ne so, prova, cambiamo il font, mettiamo Badaboom, quello che utilizzo sempre io. Come vedete qua il mio volto coprirà la scritta. Per fare saliamo di livello, quindi alziamo il livello e come vedete sarà sopra. Cambiamo il colore in un colore più chiaro, quindi mettiamo il bianco, allarghiamo. Ok, a questo punto per rendere più chiaro il tutto, clicchiamo tasto destro sul livello della scritta, facciamo alfa selezione, poi andiamo su filtri, luce ombra, proietta ombra. Io consiglio sempre di mettere spostamento in X 5 e appunto spostamento in Y 5. E facciamo ok. Ok, come potete vedere la scritta proietterà un'ombra, questo darà un po' più di chiarezza al tutto. Ok ragazzi, questo era un modo semplice e veloce per fare le mie copertine. E che dire, se questo video vi ha aiutato, invito a lasciare un bel pollicione in su, a commentare con altri tutorial, iscrivervi al mio canale per non perdervi altri video di questo genere. E che dire, ci vediamo col prossimo video, bye bye.